Salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia del Guerz, bentornati insieme a devosmart.it. Ragazzi, guardate qua cos'ho tra le mie mani, ebbene sì, S22 Plus nella colorazione rose gold. Sono andati in giro con questo smartphone, eh? Avete problemi? No, se avete problemi ditemelo, anche oggi ero in centro a Firenze a fare le foto, ma che c'è di male? Cioè, è proprio bello come colorazione, veramente veramente eccezionale. Devo dire così perché Samsung o così o Poumi, nel senso, me l'ha mandato in questo colore, quindi comunque l'ho apprezzato. L'ho apprezzato perché, non so se lo notate anche da questo filmato, sembra meno rosa di quello che uno si potrebbe aspettare, quindi piace sia la parte maschile che la parte femminile. Questo è stato il feedback che ho avuto in questi giorni. Allora, S22 Plus cambia un mondo, secondo me, rispetto all'S21 Plus, perché l'S21 Plus non è che abbia fatto breccia nei vostri cuori, o meglio, ha fatto breccia ma con calma, veramente con calma, quando il prezzo è calato sul mercato. È un prodotto che ancora ad oggi assolutamente consiglio, perché comunque è un ottimo smartphone, però secondo me quest'anno Samsung, soprattutto sulla serie S22 liscia, ed S22 Plus ha avuto un pochino più di considerazione, chiamiamola così. Perché? Perché si nota dalla costruzione veramente molto bella, un frame che non scricchiola, una parte posteriore bella al tatto, veramente uno smartphone che, ragazzi, non vi dico che mi è piaciuto più di S22 Ultra, ma effettivamente vi dico che usarlo è stato veramente un piacere. Come sempre, ragazzi, mettetevi comodi, lasciate un like a questo video, condividete il video stesso e iscrivetevi a questo canale YouTube perché arriveranno altrettante recensioni nei prossimi giorni. Partiamo subito dall'aspetto estetico, no, del telefono. Come vi dicevo, uno smartphone che mi è piaciuto. Mi è piaciuto perché il touch and feel, il feedback della vibrazione, avere il display piatto e comunque l'ho utilizzato così, nudo e crudo, senza cover, si sente proprio al tatto che è uno smartphone premium, anche perché, ragazzi, non costa poco e quindi la parte tattile e proprio il feedback, no? Il design dello smartphone deve essere premium, come il prezzo anche lo è. Vi dicevo i dettagli che quest'anno Samsung ha sottolineato nella serie S22, S22 Plus e S22 Ultra. Feedback della vibrazione. È un piacere scrivere con questi smartphone. Penso anche il piccolino che mi deve arrivare, arriverà forse nei prossimi giorni. Comunque non vi preoccupate, post Mobile World Congress arriverà anche la recensione di quello smartphone lì. Ecco, è veramente un piacere scrivere col telefono. Anche l'audio in capsula mi è piaciuto, l'interlocutore mi ha sempre sentito bene. Buono anche l'audio stereo e attenzione, attenzione, anche la ricezione non mi è dispiaciuta su questo S22 Plus. Ovviamente lo smartphone è P68, è dual SIM, quindi potete inserire due schede all'interno del telefono. Non c'è l'espansione di memoria, quindi state attenti al taglio di memoria che comprerete in fase d'acquisto perché la memoria non è espandibile. Le memorie sono molto veloci, non ho avuto problemi nel passare file, nell'acquisire fotografie con lo smartphone e soprattutto nell'acquisire video in 4K a 60 fps. Per quanto riguarda il display, ragazzi, abbiamo un'unità a 120 Hz Dynamic AMOLED 2x, non di tipo LTPO come invece abbiamo su S22 Ultra, da 6,6 pollici con un picco massimo anche qua di luminosità 1750 nits, proprio il picco assoluto con l'impostazione che va attivata all'interno del menu contestuale. Ragazzi, il pannello si vede meravigliosamente sotto luce diretta del sole, in ambito interno, sensore di prossimità e di luminosità che funzionano molto bene con questo S22 Plus, davvero. Non mi ha fatto rimpiangere l'S22 Ultra, vi dico la verità. Poi, come vi ho detto, il pannello è piatto, non ci sono i bordi curvi e poi è un bel pannello simmetrico, veramente spettacolare. Mi è piaciuto un botto. Per quanto riguarda la batteria, abbiamo una 4500 mAh con ricarica rapida a 45 W. Vi ricordo che in convenzione non ci sta il caricabatterie, quindi dovete acquistarlo a parte oppure nei vari pacchetti che vi vengono offerti. Ovviamente ricarica wireless. L'autonomia si assesta intorno alle 5 ore, 5 ore e 30 di display, dipende molto cosa state facendo con lo smartphone, però comunque lo smartphone non mi ha scaldato nell'utilizzo quotidiano. Giochi vanno bene, veramente ho fatto tutto con il telefono, foto, Telegram, WhatsApp, Google Maps, l'ho usato come smartphone di famiglia, quindi l'ho veramente stressato tanto e non mi ha mai dato problemi né di battery drain né di surriscaldamenti strani. Certo, se vi aspettate 8 ore dal telefono non li fa. A bordo abbiamo Android 12, pezzo di
a bordo abbiamo Android 12, One UI 4.1, anche qua una One UI che è molto pesante, questa 4.1, o meglio va affinata secondo me, sia su questo smartphone sia sul top che ho qua dietro, quindi S22 Ultra, c'è bisogno di qualche aggiornamento software, ma lo sappiamo, in casa Samsung ormai è diventato pane quotidiano. 50 megapixel il sensore principale, 10 megapixel ottica tele, 13 megapixel il sensore grandangolare, 10 mega per quanto riguarda la fotocamera frontale, video in 8K, 4K 60fps sia per la frontale sia per quanto riguarda la posteriore, poi vi posterò tutti i vari video che ho fatto col telefono, nonché le foto. Allora, nel gruppo Samsung, che vi lascio qua sotto in descrizione su Telegram, ragazzi, ho fatto un gioco stamattina. Ho postato le foto fatte con questo telefono senza dire il modello e alcuni hanno detto: ma che belle queste foto con S22 Ultra! E invece no, è l'S22 Plus. Mi è piaciuta molto la fotocamera, in pieno stile Samsung, abbiamo la possibilità di avere la 0.6x, 1x3x, come vi dicevo, zoom, e le foto vengono bene. Se posso trovare il pelo nel nuovo, nella grandangolare forse c'è qualcosa da rivedere via software, perché proprio nei lati della fotografia si perde molto il dettaglio, viene un po' impastato, secondo me c'è bisogno di rivedere, come vi dicevo, qualcosa lato software. Però ecco, nel globale veramente una fotocamera che mi ha entusiasmata sia nel reparto video sia nel reparto foto. Non ho niente da dire di negativo sotto questo profilo. Migliorata anche finalmente la modalità notturna rispetto all'anno scorso, quindi un bel balzo in avanti per quanto riguarda foto e video su questo S22 Plus. Prova video 4K 60fps 1x ragazzi con S22 Plus. Scendiamo le scalini, almeno potete vedere anche la stabilizzazione. Assaggio rapido sulla grandangolare, 0.6x, oramai siete super pronti e abituati a queste prove video. E adesso andiamo sullo zoom, che anche in questo caso possiamo fare un 3x. Ecco qua, sempre video 4K 60fps in 3x. Si va a fare un bel super zoom. Questa invece è la fotocamera frontale 4K 60fps, anche per questo S22 Plus. Fotocamera frontale che poi può avere anche la modalità cinema, quindi con lo sfocatello dietro. Stamane è una giornata meravigliosa. Ecco qua la modalità con lo sfocato dietro, vi metto, vedete, nella parte posteriore. Adesso il video è sfocato, direi niente male. Non male. Veramente non male sta ripresa. Per quanto riguarda l'usabilità giornaliera, ragazzi, veramente un treno. Questo Exynos 2200 secondo me rispecchia molto il 2100, quindi un processore comunque prestante che scalda poco in ambito quotidiano e che comunque vi offre ottime prestazioni. Sicuramente da affinare, ricordiamo che lo smartphone è uscito in questi giorni, quindi come tutti gli smartphone oramai servirà un paio di aggiornamenti per rodare il tutto, però ecco, diciamo che la base messa da Samsung anche su questo 2200 non è affatto male. Per quanto riguarda il prezzo, si sa, non costa poco perché siamo intorno ai 1099 euro come prezzo lancio ed è un prezzo sicuramente importante. Col calar dei mesi, per chi vorrà aspettare il telefono, sicuramente le offerte non mancheranno, sia sul sito ufficiale sia comunque su Amazon. Sono smartphone, bene sì, destinati a calare, lo sappiamo. La tecnologia è così, si compra oggi, poi tra un mese e mezzo, anche meno, cala vistosamente. Li vale questi 1099 euro? Secondo me è un top di gamma senza se e senza ma. Chiaro, non è la versione ultra, manca il pennino, manca un bordo curvo, manca il display di tipo LTPO, manca una periscopica, però comunque uno smartphone, ragazzi, che oggigiorno lo guardi, lo usi e onestamente è un top, senza se, come vi ho detto prima, e senza ma. E poi voglio rispondere ad una domanda: meglio S21 Plus o S22 Plus? Vi dico, ragazzi, senza se e senza ma, questo è lo smartphone da comprare. S22 Plus, perché secondo me c'è proprio un balzo in avanti come display, come foto, come video, come touch and feel, come feedback della vibrazione, costruzione, estetica, design, tutto a favore, secondo me, di questo S22 Plus. Come vi dico sempre, poi bisogna vedere nella vostra realtà quotidiana. Quindi, se potete risparmiare e volete risparmiare e non cercate prestazioni incredibili, S21 Plus potrebbe sicuramente essere ancora la vostra alternativa. Vi aspetto, come vi ho detto prima, nel box dei commenti, vostra opinione, come sempre, sovrana, qua in casa di evosmart.it, e noi ci vediamo prossimamente per una nuova review. Ciao a tutti!